Lo Scottish è attivato, ma come fa? Ciao amici di YouTube, qui con voi è Shale Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Come avete letto a titolo e come avete visto dalla miniatura, oggi ragazzi sono in compagnia di mio papà Franco. Ciao ragazzi. Oggi, caro papà, andremo a reagire, andremo a vedere i momenti più belli e indimenticabili della storia del Napoli. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, mi raccomando iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto con un mi piace e con un commento se volete la seconda parte. Ovviamente noi vi ricordiamo sempre di scaricare l'app di OneFootball, è la miglior app del calcio, ha tutte le funzioni e tutte le informazioni giuste e adatte per la vostra squadra del cuore. Quindi raga, passate in descrizione nel primo link, scaricate OneFootball gratis, che non sì, si paga niente. Gratis, dai. Detto questo, caro papà, sei pronto? Dai, dai. Siamo dai, pronti a reagire? Andiamo, ragazzi, con il primo video. Allora, il primo video, caro papà, è del lontano 2007. Stiamo parlando, forse tu te lo ricordi, io non me lo ricordo. Sì, io mi ricordo, sì. Io non me lo ricordo, stiamo parlando di Genoa-Napoli e il Napoli ebbe la prima promozione in Serie A dove allenava Reja. Ricorda Reja? Oh, no. Prima promozione in Serie A del Napoli, Genoa-Napoli, promozione sia per il Napoli che per il Genoa. Andiamo a vedere come hanno festeggiato i tifosi con il commento di Raffaello Aremma e riviviamo questo momento. Ecco qua, papà. Qui è, ma quanta gente c'era. Spettacolare. Genoa-Napoli, ragazzi. A Genova, al Marassi, già c'erano invasioni. Ecco. Sì, ma 54esimi, già c'era la gente. Ma che fa? Ah. Ma no, che invasione! A Genova! Che spettacolo, papà, vedi se riconosci qualcuno, perché io secondo me non riconosco nessuno, cioè solo Reja. Chi è questo, allenatore del Genoa? Ah, no, no, allenatore del Genoa, sì, sì. Sì, sì. Ah, non riesco. Reja, eccolo, Reja. Wow, prima promozione storica del Napoli, ragazzi, in Serie A, dalla Serie B alla Serie A. Qui non passammo quindi per i playoff, direttamente no, in Serie A con il Genoa. Spettacolare. Beh, ricordo, che bello. Qui gente a casa abbraccia. Capo, Genoa e Napoli, tutti e due. E mo hanno nuovato il gemellaggio. Boh, sì, perché ora hanno tolto il gemellaggio. Perché poi dopo questa partita fecero il gemellaggio tra Genoa e sì, Napoli. Sì, sì, sì. E poi l'hanno tolto. Qui invasione, non si capisce niente. Tifosi in delirio. E qui a Genoa, immagina a Napoli. Ti ricordi in mezzo alla strada? Oh, proprio, oh, 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 oh. 14 anni fa, tu dico 6 anni. 6 anni, io non me lo ricordo. Piccolino. Non me lo ricordo proprio. Però è stupendo. Che bello. Presidente, presidente, come si abbracci? Io il presidente prese il Napoli nel 2004, quindi dopo 3 anni lo porto in Serie A. Bello, bello, bella emozione. Mi ha fatto ricordare bei ricordi. Il secondo video, va, rimane nella storia, perché è un gol di un attaccante dove noi ci siamo innamorati tantissimo. Veramente spettacolare. Siamo un po' più recente, 3 anni dopo, 4 anni dopo, stagione 2010-2011 dovrebbe essere. Parliamo di un Napoli-Lecce, ti ricordi il salvataggio di Grava sulla linea? E il gol di Cavani? Parliamo proprio di quel gol, ragazzi. Andiamo su. Che lucrava, che giocatore, che lucrava. Ma che gol lo fece Cavani qui? Andiamo a vedere. Ecco qui, se non sbaglio, era il giorno dell'Epifania. Già è salvato il gol di Grava. Infatti qui recuperò Parma Gargano. Ma sì, andiamo, non è fallo, non è fallo. 6 gennaio se non sbaglio. Ecco qua, Cavani prende palla. La scarica, la prende Cavani. Primo dribbling. Secondo dribbling di Cavani. Mamma mia, mamma mia. Ci che gol fece il Matador, papà. Che gol fece il Matador. Che gol fece. Mazzarri che si faccia a Grava. Noi con Mazzarri vinciamo. Sì, me lo ricordo. Da chi sto facendo il gol? Sì, me lo ricordo. Questo quando è 2000? 2010, 2011. Vabbè, eri piccolino. Ero piccolino, ma ricordo. Ok, noi cosa fa? Marò! Il salvataggio facetto Grava, voglio un miracolo! Miracolo! Oh, ma qua mani nei capelli, ma qui se non sbaglio lo. Che botto, ma che gol lo facetto, Matador? Che spettacolo! Ah, parola è pure! E che può parlare all'occhio? Ecco Bulo. Che rete. Spettacolare. Andiamo ancora in un'epoca più recente. Però parliamo di un altro attaccante che pure ci ha fatto emozionare, ma ci siamo rimasti male. A me per mi ha fatto emozionare, devo dire la verità. Ci ha fatto emozionare tanto. Vabbè, perché è stata la rottura con il presidente. Ci sono state varie cose. Ma lui se n'è voluto andare. Guarda, sono tante.
come detto, non ho capito. 36 gol. Di chi stiamo parlando? Higuain. Il pipì di Higuain, ragazzi. Riviviamo il momento della sua rovesciata contro il Frosinone, del suo 36esimo gol in Serie A, dove ha sancito, dove ha messo il marchio nel record di più gol in Serie A. Quindi, raga, andiamo a vedere. Io questo gol me lo ricordo, lo tengo qui impresso davanti. È un gol spettacolare. Andiamo a vedere il 36esimo gol di Higuain. Nessuno come lui. Eccoci qua, papà. Questo Napoli Frosinone che segnò già Higuain qua. Doveva cercare il 36esimo. Adamsi qua. Mertens dribbling. Driss la dà. Petto. Si gira Higuain. È una grandalute. È rimasta una grandalute. Mo sta in America. È svanito come giocatore. Però quanto è stato forte. Madonna gente. Che spettacolo. Il 36esimo così. Da non credere, raga. Da non credere. Tutti ad abbracciarlo. Giorginio. Da Giorginio. Da Saracio. Voglio, ma come fa? Era il nostro re. Ma poi veramente potete. Essere shoot, era sick, bello. Bella shoot. Mi spaesse. C'è pure l'abbraccio con Sarri qua, eh. Eccolo qui. Eccolo. Io Sarri volevo bene con Manu Fitti, Sarri buttavo con Chelsea, su buttare poi con la Juve dopo. Ci ha fatto picchia gol, però raga, è da applausi gol di Higuain, sì. È da applausi quello che ci ha fatto vivere, che spettacolo. E io qui poi dopo scrissi la lettera di Higuain, scrissi pure la lettera. Ha fatto la storia Higuain. Poteva fare ancora di più. Peccato. Higuain. Papà, abbiamo visto i gol in campionato, ma noi abbiamo vissuto anche notti importanti in Champions League. Non so se ti ricordi questa partita. Tu vicino a me, non so se ti ricordi. Cioè, spettacolare. Già visto chi è. Stiamo parlando di Real Madrid-Napoli. Abbiamo perso 3-1. L'epoca di Sarri. Bravo, perdemmo 3-1, ma andammo in vantaggio noi con il gol di Insigne. Da fuori aria. Spettacolare di pallonetto, un'azione perfetta, nessuno se lo aspettava. Andiamo a rivivere questa emozione. Dai, vediamo. Andiamo dai. A vedere. Eccolo qui. Koulibaly. La dà per Mertens, Samsic, filtrante, Insigne, Uscondiz, che colpo c'è ti Insigne a centrocampo qua? Kilvretta, Navas fuori dai pali, e disse vabbè io tiro, e ci riuscì bene. Comunque, no. Insigne è uno dei migliori giocatori assolutamente. Ma poi che spettacolo di gol ha fatto qui? Vabbè, a parte che Napoli giocava da Dio qua, giocava bene, lo invidiavo tutto. Mister, il secondo posto qua, quando si è usati. Qua facemmo il secondo posto, terzo posto, non mi ricordo, sai. Allora, passiamo a un altro momento indimenticabile da parte mia e da tutti i tifosi del Napoli, di quel Napoli, di quell'epoca. Eravamo vicinissimi allo scudetto. Parliamo di una partita, tu dici Napoli Chievo. Invece che settimana, per me mi è rimasto nel cuore. A parte che eravamo allo stadio, fu una partita, raga, pazzesca. Anno 2017-2018. Raga, noi sbagliamo il rigore con Mertens. La palla non voleva entrare. All'86esimo segna Stepišić, il Chievo 1-0. Parata Sorrentino. Poi segnò Milik 1-1. Ma perché non mi è rimasto impresso? E poi segnò Diawara. Posso raccontare su fatti quello che mi è rimasto impresso? Quel signore che stava vicino a te, che non abbiamo mai conosciuto. Beh, sì. Cioè, non parlò tutta la partita. Tutto per abbracciarsi tutti e due. Cioè, è bellissimo. Questo era l'amore del calcio del Napoli e dei tifosi, ragazzi. Anche il brivido, è stupenda. Emozioni che ancora oggi ci fanno rabbrividire. Allora, vi racconto sto aneddoto. Papà, raga, se ne voleva andare sull'1-0. Fammucini. Papà, vado molto sfortunato. Quando andavo allo stadio, 5-6 minuti prima, 6-7 minuti, me ne vado sempre perché si accumula la gente. E i cittenzi ce ne vogliamo. Stavamo perdendo. Città andiamo a pezzi. E io feci così. Stai calmo. No, ma tu, porti sfortuna. Ma città, vabbè. Vabbè, detto questo, andiamo a rivivere la nostra reaction. A me mi piacette. Andiamo a vedere. Gianna. Che spettacolo. Ecco qui. Noi qui già avevamo pareggiato, papà, con Milik 1-1, ma la palla non voleva entrare. Lo stadio in delirio. Calcio d'angolo. Diawara. Hai visto quando dice tira? Ha iniziato con Malou. Che spettacolo. Incredibile, raga. Papà ci stai venendo una d'infarto. A me mi stai venendo una d'infarto. Non ci credevamo. Non ci credevamo che avevi segnato Diawara. Vogliamo signore. Vogliamo signore.
Signore, si sta guardando questo video, lo voglio bene. Tra l'altro scrissi due parole alla fine, ma emozioni descrivi. Ecco il signore che piange. Sì. Mamma mia, grazie. Che bello. Grazie davvero, Napoli. Che bello, ragazzi, grazie, che emozioni. Che gioia. Poi dite che è soltanto uno sport. Anche noi giochiamo. Ma è una gioia immensa. Abbiamo visto una partita nella storia del Napoli. Ma la vita è fatta di gioia e di dolore, pure il calcio di gioia. È gioia e di dolore, sì. Assolutamente. C'è felicità quando si vince. C'è tristezza quando si perde. Tutte e due le fasi dobbiamo subire. Vabbè, caro papà, siamo nella stessa epoca, nello stesso anno. In quell'anno dovevamo vincere lo scudetto. Il top. Che emozione. Che emozione. Raccontiamo l'aneddoto, il fatto che tu ti sognassi. Io ero uscito dall'ospedale gennaio, la partita era aprile. E dissi vicino a mio figlio la mattina: senza, ma sta, deve giocare Juve Napoli. Stiamo parlando. Mi sono segnato che il Napoli vince 1-0. E segna un difensore, però non so chi. Non sapevamo se Raul Albiol, perché Raul Albiol, ragazzi, è verità, non dico bugie. Se lo sognò e me lo disse, però non mi ricordo chi è. Non ci ricordavamo il difensore. Guarda, sì, 90, dove si è segnato con il baletto? Un difensore, troppo calcio d'angolo. Tutta la giornata dice: Tenzo, io ai sogni ci credo. Io sono convinto che Napoli vince. E andammo a meno uno. E segno difensore, a meno uno. Andammo a meno uno. Eravamo vicini così. Andiamo a rivivere questo momento. Che bello. Eccolo qui. Calcio d'angolo di Callejon. Tutta la difesa della Juve schierata. Ma Koulibaly dove salta? Oddio. Come cazzo è saltato? Ma come ha fatto a saltare così? Secondo me non è saltato lui. Non è saltato lui. Qua l'arbitro cerca di fermare. Ma che può fermarlo? Tutti esultati. Che gioia. Ma giù, che gioia. Che gioia. Che gioia. Callejon, calcio d'angolo perfetto. Koulibaly, stacco perfetto. E che bubito all'oro. Che spettacolo. Che spettacolo. Passiamo all'ultima clip. Una delle migliori emissioni. Già hai capito. Al mondo, sì. Papà, ti ho riservato all'ultimo il gol più bello, penso, della storia del Napoli. Ma no, ma storia del Napoli, storia del calcio. Secondo me questa punizione è indescrivibile. Stiamo parlando della punizione di Armando Maradona. La fisica non lo spiego perché a barriera a 5 metri non si può segnare. Però quel giorno non si vedeva a barriera da 8 metri, 9 metri. Non c'era la schiuma, non c'era niente. Però quel giorno, ragazzi, Diego Maradona segnò la storia delle punizioni e la storia del calcio, segnando un gol da fuori classe e fuori dalla legge della fisica. 3 novembre 1985. 16 anni. Mamma mia. 50 minuti, guarda. Che bello. Questo è un tuo momento. Ma io ti lascio a te questo momento. Quando facevi i bagarini in mezzo alla strada. Che so? Vendere i biglietti in mezzo alla strada. Ah, si vendevano i biglietti. Abusivo, eh. Ah, ho capito. Che peccato non aver visto questo momento. Ma no. Era una falciambara, dove non avevo fermato. Era una chiave couch. Chi era l'allenatore di Ronaldo? A Bianchi, a canne, eh. Fermi. Ma giù, cari, ma... Fernando De Napoli, chi è? Grande centro che mi sta Bellino. Ah, Bruscolotti. Ma giù, sono cose indescrivibili. Avere un fuoriclasse che ha giocato a Napoli è... Il più grande di tutti. Il più della storia. Ma da barriera non sto! Ma guarda! Ma chi si fa lì? Bruscolotti c'è Maradona, ma come fa? No, vai giù. Ma da là? Come fai a segnare? Guarda che impressionante, perché Bruscolotti disse vicino a Maradona, non ma come non già fai a venire, è troppo vicino. Dice, tu batte, non ti preoccupare. Che non ho parole. Che bello, belle emozioni. Bella, vai, mi fa spero spiegare che vi siate emozionati anche voi. Mi ha fatto riprendere un po', pure che abbiamo ancora questo COVID. Però queste emozioni, raga, ti rallegrano, ti fanno salire sul morale, perché sono gioie, sono emozioni, sono momenti e anche un supporto anche da parte vostra, ci fa tanto piacere. Forza Napoli sempre. Detto questo, ragazzi, io e papà vi ringraziamo per la visione di questo video, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete una seconda parte dove metteremo altri momenti belli e indimenticabili. Poi lo scelgo io un altro quello di Maradona. Scegli tu. Però dipende da voi, ragazzi, se lasciate tanti mi piace e tanti commenti. Detto questo, da me, da papà, da questi momenti bellissimi e indimenticabili nella storia del Napoli è tutto. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bene, sempre forza Napoli. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.